L'innovazione tecnologica nel settore dell'industria manifatturiera al centro della 18ª edizione di MEXPE, la fiera internazionale che si tiene qui nei padiglioni delle fiere di Parma. L'edizione di quest'anno è incentrata sulla innovazione, particolarmente rilevante la presenza dell'industria reggiana. Noi abbiamo incontrato nei loro stand due importanti realtà del nostro territorio. Siamo in uno stand molto made in Reggio, quello della Bombardi Rettifiche, storica azienda di Cadelbosco sopra. Siamo con Claudio Bombardi. Vogliamo ricordare qual è il settore in cui voi operate e qualche dato sulla sua azienda? E noi operiamo nella rettifica in piano, specializzati in rettifica in piano da 55 anni. Siamo arrivati quest'anno a fatturare 3 milioni di euro, che per noi comunque è un ottimo obiettivo, e abbiamo una quarantina di collaboratori che più gli anni passano per me, più sono giovani loro, e quindi è un piacere poter collaborare con dei ragazzi comunque con un'età media decisamente bassa. Bombardi, noi ci eravamo lasciati qualche mese fa, sempre da questi microfoni di Dare Avere, con un progetto che lei mi aveva delineato di sviluppo della Bombardi. Cos'è successo nel frattempo? Siete andati avanti? È successo che ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a realizzare quello che per me era un obiettivo, non dico un sogno. Da un paio d'anni stavamo lavorando su questa linea automatizzata di microrettifica, più spazzolatura, più impianto di lavaggio completamente in linea, come dicevo prima, per lavorare particolari sinterizzati nell'automotive. Il mercato ci chiedeva questo, diciamo da fine 2016 c'era arrivata una richiesta per una commessa molto importante, si parla di oltre 1 milione di pezzi, che per noi, essendo una realtà comunque non grandissima, è un numero importante. Poi vabbè, l'abbiamo sviluppato e portato anche oltre questi numeri, però ce l'abbiamo fatta. Quando eri venuto in azienda c'era un buco vuoto grande, e adesso per fortuna è andato bene, si è riempito, e questa è una linea che è unica, soprattutto nella microrettifica, è unica al mondo per alcune caratteristiche, è stata fatta apposta per noi. Spazzolatura e lavaggio sono insieme, e adesso stiamo producendo finalmente questi particolari sinterizzati, dove l'automotive ci sta premiando anche con numeri che sono veramente molto molto importanti. Chi sono i vostri clienti? Ma diciamo che nel settore olodinamico, quello che ci caratterizza un po' da sempre, abbiamo la fortuna di poter lavorare per grandi industrie, grandi aziende, veramente grandi aziende come la Ognibene o come tutto il gruppo Interpump, quindi si parla di Hydrocontrol, Valvoid. Ci siamo leggermente spostati con gli ultimi acquisti anche sul settore dell'automotive, perché crediamo tuttora che il sinterizzato come prodotto sia il futuro, il presente ma anche il futuro, per dimensioni, per pesi, per applicazioni molto molto importanti, e abbiamo seguito questa strada, ripeto, in questi ultimi 2 anni, e ci sta dando grandi risultati e grandi soddisfazioni soprattutto. Qui nello stand di Bombardi a MEXPE leggo alcune parole: History, Technology, Industry 4.0 e Quality. Sono i vostri pilastri? Sì, perché secondo me puoi avere un grande futuro solo se ti ricordi da dove vieni, e quindi la storia è fondamentale per poter ti dà quel DNA per non dimenticarti mai da dove sei partito, e quindi mio padre. La tecnologia, perché secondo me senza quella non riesce a fare nulla. L'industria 4.0, io avevo qualche dubbio sinceramente all'inizio, quando me l'hanno spiegata 3-4 anni fa, pensavo che potesse essere una bolla di sapone. In realtà devo dire che è stata una bellissima scoperta, grazie anche ai miei ragazzi giovani e alle persone che mi affiancano come mia moglie, per poter scoprire questo mondo dell'industria 4.0, di interconnessione fra le persone e le macchine, e quindi anche noi in azienda stiamo facendo veramente grandi cose da quel punto di vista lì. Poi la qualità, vabbè, sulla qualità la dopo è scontata, perché senza quella nel nostro settore non vai da nessuna parte. In questi giorni sono usciti dati da Confindustria Nazionale in cui ancora una volta purtroppo emergono difficoltà per il sistema Italia, per il mondo delle imprese. Voi vi siete sviluppati, vi state sviluppando, ma in un contesto che è tutt'altro che facile.
Sì, è vero. Come ha detto il mio presidente Bordoni di Federmeccanica, c'è in questi ultimi, in queste ultime settimane c'è un momento di stagnazione. Imprevisto, ma motivi non si sa. Sicuramente nell'ultimo trimestre del 2018 e in questi primi tre mesi del 2019 i numeri non stanno dando completamente ragione a chi pensava che ci potesse essere ancora della spinta. Stagnazione vuol dire stiamo lavorando, stiamo facendo dei numeri importanti, ma ci siamo fermati, nel senso che non c'è un'ulteriore spinta. Bisogna capire adesso se e come si svilupperanno i prossimi sei mesi per arrivare poi alla fine del 2019 e fare veramente un punto e capire dove ci siamo posti rispetto agli ultimi 5-10 anni. Noi siamo ad una manifestazione in cui nel giorno di apertura ci sono migliaia di persone. Quanto è importante per un'azienda come la Bombardi Rettifiche essere a un tipo di manifestazione come questa, come MECSPE? È una modalità di approccio con potenziali clienti per farsi conoscere che ancora funziona? Assolutamente sì. Sono finiti i tempi delle fiere inutili. Sono importanti le fiere utili e MECSPE è sul territorio italiano la numero uno, su quello non ci sono dubbi. Questa sua eccellenza fa sì che tutti vengano qui, sia a livello di visitatori, sia a livello di espositori, chi ci crede, ma in tanti ci crediamo, ed è un momento molto molto importante, perché come dicevo prima può essere un momento di riflessione, di condivisione di idee con clienti ma anche con fornitori, per prendersi questi tre giorni per poter riflettere insieme nel ritmo che c'è aziendale, che è elevatissimo. Questi momenti, queste giornate qui servono per fermarsi un attimo e capire dove possiamo andare a parare. MECSPE da quel punto di vista lì è la numero uno e quindi esserci è importante sia come chi può partecipare come allestitore, sia chi partecipa come visitatore. Bombardi, abbiamo detto di un progetto, di un traguardo che è stato raggiunto, ma in chiusura di questa nostra chiacchierata la domanda inevitabile è: cosa c'è sul tavolo, quale nuovo progetto o nuovi progetti sul tavolo di Claudio Bombardi e della Bombardi Rettifiche? In questo momento noi dobbiamo assolutamente sviluppare quello che è il nostro core business e quindi continuare nella rettifica in piano. Poi non è detto che con le persone giuste, con i collaboratori giusti non si possa anche ampliare questa rettifica in piano, andando anche a cercare magari aziende sul territorio che possano capire il nostro progetto e insieme poter anche cercare di diventare più grandi. Ma questo è una cosa che potrebbe, come tempo, diciamo 2-3 anni, però i tempi sono maturi secondo me per cercare di crescere anche al di fuori di quello che può essere la tua azienda.